Buongiorno a tutti e bentornati con Avatar, la leggenda di Aang. Buongiorno Costanza, bentornata. Quindi Buongiorno Ivan e buongiorno al nostro pubblico, bentornati tutti. andiamo avanti con la nostra retrospettiva sulla serie sull'ultimo dominatore dell'aria e lo facciamo esaminando gli episodi 13, 14 e 15 della prima stagione. Tre episodi che comunque, a parte quello centrale, sono abbastanza pregni di roba. Perché io analizzerò la storia come sempre. La storia della prima puntata dell'episodio 13 sarà comunque semplice, ma sarà corposa in quanto a mitologia, perché Costanza si è presa un Esatto. bel po' di appunti su quello che succederà. Esatto, Succede in abbiamo quell'episodio. fatto delle ricerche. Come ha già anticipato Ivan, utilizzeremo come sempre la trama dell'episodio come spunti di discussione su diverse cose, su cui ci siamo resi conto che siamo anche divergenti a tratti. Strano, perché di solito siamo sempre concordi, io Mentre l'episodio 14 è un po' più leggerino, e l'episodio 15 secondo me è stato bello carico di roba, soprattutto in quanto e Ivan. Sì. a storia. A me personalmente è piaciuto di più il 13, che è uno dei miei preferiti. Comunque, posso farlo io? Sì. Posso? Allora, prima di iniziare, come sempre, la sigla. Ah, Ma no, non devi fare, non devi dire che devono iscriversi al canale. vabbè, lo faccio dopo. No, fallo adesso, dai, fallo adesso che Va dopo. bene. Va bene. Allora, come sempre, prima di iniziare questo video, vi invitiamo ad iscrivervi al canale, controllate nella descrizione tutti i link dei nostri social, compreso il gruppo Telegram, e cliccate su campana di notifiche per rimanere aggiornati su tutti i video. E poi adesso puoi, adesso puoi. E adesso, come sempre, prima di iniziare, la sigla. Bene, oh, vedi, adesso sì che è completa la cosa. Allora, episodio 13. Ok, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti con la tempesta. C'era questa bellissima puntata della tempesta, dove comunque abbiamo visto i due flashback Diciamo, di esatto, Aang, ci di raccontano le Zuko. backstory di due personaggi. E questo salvataggio, e questa tempesta ha comunque dei risvolti anche in questa puntata, perché abbiamo Katara e Sokka ammalati. Si sono ammalati in questa puntata, e sono addosso a Appa, che si scaldano, si tengono al Esatto. caldo. Io l'ho interpretata come: dovevamo scrivere una puntata in cui non sapevamo cosa far fare a Sokka e Katara. Facciamoli ammalare così sono fuori per tutta la puntata. Esattamente, perché poi vediamo Aang comunque cercare di andare a ritrovare dei rimedi, comunque delle cose da bordo, gli serve delle cose, comunque cioè gli serve un... Vabbè, non mi ricordo. Vediamo dall'altra parte Zhao. Torniamo dal comandante Zhao, Da Jason Isaacs. che viene promosso ammiraglio. C'era quest'altro tizio. No, tu non fai, e fa: mi è arrivata appena la lettera, sono stato promosso ammiraglio, quindi sono sopra di te, quindi ciccia. Sì, che credo, e qui mi scuso con te e col pubblico, nelle puntate scorse io già lo chiamavo ammiraglio Zhao, Vabbè. perché per abitudine, Comunque è stato ma promosso ammiraglio, e gli effetti della tempesta comunque si vedono anche qua. Si vedono anche qua. E Zhao ha comunque l'intenzione di catturare l'Avatar. Quindi lui vuole prendere Aang e mette questa pseudo taglia. C'è questo pseudo volantino che ti fa vedere la figura di Aang disegnata con tutti i suoi poteri, con quell'avatar, va catturato. È una pseudo, non c'è una cifra, ma sì, comunque è è un volantino da esatto. È tipo un ricercare. poster di quelli, esatto, di quelli da ricercato, con una Esattamente. taglia, quindi. Trovano Aang mentre stanno a cercare questi rimedi, questa tribù del fuoco, questi soldati del fuoco, e comunque guidati da Zhao. Rimedi che tra l'altro appunto pare che la vecchietta lì delle spezie, io lo chiamo la vecchietta delle spezie, Quello un col erborista gatto? tipo. Sì, esatto. Gli Che... dice che deve andare a recuperare. Cos'è che deve recuperare il bambino che stai già ridendo? Una cosa che poi alla Per fine curare, esatto. Sì, era per il esatto. gatto, era il Sì, mangiare per il esatto. gatto. Lei stava facendo tipo su tutto st'intruglio strano. Aang fa per prenderlo. Ma no! E gli tipo le tira lo schiaffo su.
È una scena tipo stupidissima, ma E vabbè. comunque la vecchina delle spezie col gatto la rivedremo. Perché la rivedremo nell'episodio non successivo, ma quello dopo. Il 15. Vero? Sì, è Sì, è certo. vero, è vero, È è vero, è certo. vero, è Infatti io quando l'ho vero, rivista ho detto no, la è vero, è vero, chiaro. vecchina delle spelle, la vecchina col gatto. Non mi ricordo il nome del gatto, ma c'è un nome stupidissimo. Comunque, Pur, qualcosa del genere, non mi Miyuki, ricordo. vabbè, non mi Ah ricordo. sì, Miyuki, Vabbè, una sì. cosa del Tipo genere. è il nome di un personaggio di Cobra Kai, insomma. Vabbè. Vediamo comunque Aang cercare di difendersi con questi soldati del fuoco, ma alla fine comunque loro sono più forti e lo riescono a imprigionare. A imprigionare e è più o meno semplice questa puntata, perché lui viene imprigionato, cerca di liberarsi, Ma non ma lo uccidono, non lo glielo dice uccidono, già. no, però gli ha detto che non lo vogliono uccidere, ma lo vogliono rendere comunque inoffensivo. Cioè, in modo che, perché loro Esatto. sanno che se lo uccidono, uno della tribù dell'acqua si reincarnerebbe nell'avatar, quindi rinascerebbe un Esatto. nuovo avatar. Quindi Zhao sa cosa, tutto il ciclo dell'avatar come funziona. E quindi fa, no, io non ti ucciderò, ma comunque cioè, ce lo rende quasi un vegetale. Cosa dovrà rendere? Inoffensivo, legato, in modo che non si può, o si lascia morire, o comunque. Ricordiamo che comunque se muore nello status di Avatar, l'Avatar non si rincarna più. Sì, L'hanno detto. ci è già stato detto questa Sì, cosa. sì. Io non ne ho parlato perché non mi ricordo, cioè io lo so chiaramente, però non sapevo che ci fosse già stato detto. Credo che l'abbiano detto quando abbiamo visto tutto il tempio degli Avatar. Dove c'era No, Roku. o forse quando ha parlato con Roku. Sì, oppure sì, quando ha parlato con Può Roku. dare. Ma Sì. comunque l'importante è che ce l'abbiano già detto, quindi ne posso parlare liberamente, scusate, perché non mi ricordavo. Sì, c'è tanta roba. Esatto, se l'Avatar. No, no, se l'Avatar. Muore durante nello stato Avatar, Non può più rincarnarsi. non si rincarna. Comunque, va bene, cioè, lui fugge da qua, da questa, grazie all'aiuto di un ladro con una maschera. Questo ladro che lo aiuta a fuggire, che si rivelerà. Che tra l'altro come armi ha le Usa due due spade, no? spade, Non esattamente. so se hanno un nome specifico, No, c'ha non lo due so. spade, due sciabole, due No, sciabolette. ok, esatto. E alla fine, quando riuscirà a fuggire, si rivelerà che è essere Zuko. Zuko ha dato una mano a fuggire. E c'è questa maschera blu. Ok, allora la storia è questa. Dopo lui Esatto. torna da Katara, Sokka, rivedia, si vanno e Sì, pigliano. con queste che sono delle rane congelate che devono Esattamente, è ciucciare. vero. Ecco cosa Per gli dice Katara la vecchina: di andare a per prendere le rane congelate che devono ciucciare. guarire. Nella palude, esatto, che schifo. Aang chiaramente ai suoi amici non glielo dice che sono delle rane, però se ne accorgono quando si Sì, scongelano in perché dopo bocca. c'è Sokka che Sì? ciuccia la rana e fa così dentro la bocca e poi la sputa fuori. Sì, esatto, che scena stupida. Un Comunque, attimo. come ha detto Ivan, la trama è molto semplice. Esattamente, perché poi Zuko lo dice: io voglio prendere l'avatar per poter portarlo a. Per poter. Lo dice anche Zhao. Era Zuko, quando torna poi nella sua cabina sulla nave, fa un gesto che secondo me è un gesto molto simbolico. Cioè lui è sdraiato, guarda l'insegna, cioè la tappezzeria con l'insegna della Nazione del Fuoco, la guarda e poi si gira dall'altra, cioè le volta le spalle. Secondo me è un gesto molto simbolico perché lui vuole tornare con onore, ma comunque si rende conto che cioè una nazione di cui tu sei il principe, che un giorno dovrai governare, ti volta le spalle in questo modo, secondo me è una cosa molto simbolica. E ricordiamoci, come abbiamo detto nella puntata precedente, che il Signore del Fuoco, il padre di Zuko, l'ha sfigurato. Questa non è una serie per bambini. Ok, tu vai e di tutta la storia della maschera blu, perché so che Esatto, tu. perché la maschera. Esatto, perché. Diciamo che alcune cose le sapevo, altre no, però negli ultimi tempi ho fatto delle ricerche su questa maschera blu alla vista di questa puntata e ho scoperto una storia molto interessante. Diciamo che questa maschera blu può avere una duplice origine. Ce n'è una che è canonica per la serie animata, che ci arriverò, e dopo ho
scoperto che non so quanti di voi lo sappiano, però esiste un film live action sull'ultimo dominatore dell'aria, che abbiamo magari già citato un paio di volte, diretto da Shyamalan, che penso sia uno dei film peggiori di Shyamalan, e questo film è pessimo, cioè è veramente terribile, snatura completamente la serie animata. Cioè, proprio, ecco, ho scoperto che esiste un fumetto prequel che si chiama La storia di Zuko ed è un fumetto prequel del film di Shyamalan. Allora, adesso praticamente inizia un'ora dopo il duello tra Zuko e suo padre, dove noi vediamo Azula, la sorella di Zuko, che va da Zuko e gli dice che è stato esiliato. Ripeto, questo è il prequel del film, non della serie animata, quindi prendetelo per quello che è. Dopo vi dirò anche la maschera nella serie animata. Però adesso in sintesi, diciamo, ci racconta tutta la storia di Zuko che viene esiliato e parte per le sue avventure. Lui arriva in una colonia della Nazione del Fuoco, che quindi sì, è nel regno della terra, però è una colonia, insomma, e conosce una compagnia teatrale, di cui questo attore, appunto, che è un attore dominatore del fuoco, e praticamente in questo villaggio dove arriva c'è anche una specie di figura alla Robin Hood, un po' come Jet, però è proprio Robin Hood che ruba i ricchi Quindi per dare ai poveri, Barba mascherato. Sperduta. Esatto. No, è una figura mascherata con una maschera rossa che è conosciuta come lo spirito rosso, no? In quel villaggio. Quando poi lo spirito rosso va a rubare a Zuko, lui si rende conto che l'attore che ha conosciuto e lo spirito rosso sono la stessa persona. E quindi Zuko confronta quest'attore con questa cosa e gli chiede una mano per rubare a non so quale generale della Nazione del Fuoco delle mappe. In cui, diciamo, è mostrata la posizione dell'avatar, e cioè in cui, diciamo, questo avatar potrebbe essere tutto, no? E allora lui, cioè, questo attore lo aiuta a recuperare queste mappe in cui si trova l'avatar e anche delle mappe per trovare la posizione in cui la Nazione del Fuoco ha imprigionato il figlio di questo attore. Sostanzialmente si aiutano a vicenda, ma per aiutarlo. Cioè, quando lo aiuta questo attore, gli dà questa maschera blu e gli dà due sciabole, che è la stessa maschera che dopo, comunque, nel film noi vedremo, cioè, che lui utilizza per liberare Aang, perché nel film di Shyamalan questa parte, cioè, dello spirito blu c'è. Questa è l'origine per quanto riguarda il film. L'origine della serie animata è diversa e secondo me è leggermente più poetica e più bella. Togliamo il leggermente, secondo me è più bella. Praticamente. Adesso non voglio dire troppo, però la madre di Zuko era molto appassionata di teatro e nella Nazione del Fuoco, che poi è una questione di battuta perché c'è chi dice che è uno spettacolo teatrale del Regno della Terra, ma però è molto più probabile e ci arriveremo più avanti perché questa cosa verrà citata, diciamo, questo spettacolo è uno spettacolo della Nazione del Fuoco che si chiama in inglese si chiama Love Amongst the Dragons, cioè tipo amore tra i draghi si chiama, dove ci sono queste due figure che hanno due maschere, una rossa e una blu. C'è lo spirito dalla maschera scura e c'è l'imperatore drago, che sono queste due figure, diciamo, di questo spettacolo teatrale. Noi non sappiamo niente di questo spettacolo teatrale, sappiamo che esiste. Lo vedremo più avanti nella serie, vedremo anche proprio in sottofondo nella scenografia, vedremo anche i manifesti di questo spettacolo, quindi sappiamo che comunque esiste. Era uno spettacolo di cui la madre di Zuko era appassionata e che ogni estate portava Zuko e Azula a vederlo. E Zuko e Azula poi reinterpretavano giocando questi due personaggi e Zuko faceva sempre il personaggio con la maschera blu, con la maschera scura, non perché volesse, ma perché Azula voleva fare l'imperatore drago quando giocava. Azula, diciamo, era una bambina molto autoritaria, mettiamola così. E siccome lei, cioè la madre di Zuko, aveva un certo tipo di vita a palazzo, era comunque appassionata di teatro, anche se diciamo doveva un po' nascondere questa cosa, ma diciamo ci arriveremo. E lei aveva una collezione di maschere teatrali, e tra queste maschere teatrali c'era
appunto questa maschera qui dello spirito blu. Kisuko, per affezione alla madre, ad un certo punto si prende questa maschera e, diciamo, e la tiene, cioè, e la utilizza come maschera dello spirito blu, che non credo sia la stessa dello spirito scuro, ma comunque era una maschera, adesso non so se di quello spettacolo teatrale, comunque era una maschera teatrale famosa. E lo vedremo anche perché, diciamo, sempre nella scenografia di sottofondo, cioè più avanti, vedremo anche un rivenditore di maschere teatrali e avremo uno scorcio che, se tu tipo chiudi un attimo l'occhio, non te ne accorgi, però vedremo, diciamo, rivedremo questa maschera teatrale. E comunque Zuko era un nobile, era un principe, quindi spade, sciabole, armi, lui le sapeva utilizzare perché veniva comunque allenato nell'arte della guerra. Esattamente. Quindi sostanzialmente lui usa questa maschera per affezione alla madre e alla sua passione per il teatro. Bene, bene, più poetica come dici te, quella della serie animata, anche Sì, se sono curioso di esatto. vedere il film, io non l'ho ancora visto. Sì, non guardarlo mai, guarda, non ti perdi niente. Però potremmo, tra l'altro, a fare Sokka, sai chi è? È quello che faceva uno dei vampiri di Twilight, Jasper. È lui che fa Che ne so Sokka. io dei vampiri di Twilight. Vabbè, era uno dei Cullen di Twilight, fa Sokka nel film di Shyamalan. Va bene. Passiamo. Tu hai detto tutto sulla maschera blu? Sì, fammi pensare un secondo. Se la passiamo Ah, all'episodio no, 14. un'altra cosa. All'episodio 13, esatto. Esiste un libro che si chiama, diciamo, L'arte della serie animata, solo in inglese. È un film scritto in collaborazione con i produttori della serie, in cui, diciamo, ci parla proprio anche della parte tecnica della serie, come sono state realizzate le cose, come sono ricercate. E Konietzko, uno dei produttori, in questo film, lo cito quasi testualmente, dice che loro all'inizio volevano fare la maschera dello spirito blu, la volevano fare rossa, solo che rossa poi si sarebbe associata troppo alla nazione del fuoco e quindi l'hanno fatta blu, perché comunque noi ci rendiamo conto che tutti i regni, diciamo, sono associati ad un colore. È una cosa molto semplice, per far capire quelli blu sono dell'acqua, quelli rossi sono del fuoco. Se tu facevi lo spirito blu con la maschera rossa, uno andava a pensare subito che era del fuoco. Se tu lo fai blu, magari un bambino che lo guarda può pensare: ah, ma può darsi che sia uno dell'acqua o dell'aria, no? Diciamo che è stato fatto in questo modo. E sempre questo libro dice che mentre stava ricercando appunto delle maschere della cultura asiatica, inizialmente appunto voleva il rosso, ma oltre a far sembrare la cosa associata alla nazione del fuoco, dice proprio testualmente che lo faceva sembrare un'antica versione coreana di Spider-Man. Va bene, passiamo all'episodio 14, quello dell'indovina. La zia Wu. Da zia Wu. Ah, no, scusate, scusate, un'ultima cosa, scusate. Quando Aang scopre la maschera di Zuko, cioè, prima che la scopra, gli racconta di un suo amico che aveva nella Nazione del Fuoco e chiede a Zuko: ma secondo te, se fossimo vissuti in un'altra epoca, saremmo potuti essere amici È anche vero, è noi? vero, è vero, glielo dice. È vero, è vero, è vero. È stato un dialogo molto interessante. Passiamo alla storia Sì. della zia Wu, Una volta veramente. che è questa indovina di questo villaggio che predice il futuro anche di anno in anno. E quindi questi si battono in questa indovina. Mentre Katara e Aang, perché a Katara gli cominciano a muoversi gli ormoni, a Aang gli cominciano a muoversi gli ormoni anche lui per Katara, perché comincia a provare qualcosa anche per Katara. Sokka un po' titubante, crede che sia un po' la Vanna Marchi del villaggio. Più o meno sì, dai, c'è. E invece questa indovina si rivela tale, perché tutte le previsioni che fa si rivelano vere. È una puntata un po', diciamo, filler. Ricordiamoci che predice a Katara, questo secondo me è un punto importante, ricordatevelo tra le frasi da segnarvi: Che tu lui sp sposerai un dominatore molto molto potente, potente. esattamente. Mentre lei non fa minimamente caso a chi potrebbe essere questo dominatore molto potente. Poi c'è anche la nipotina della zia Wu, non so, l'assistente, quella che si innamora di Aang.
Aang ovviamente Sì, prova perché Zia Vulia aveva predetto che sposerà una lui con le avrebbe, che orecchie lei avrebbe grandi. sposato con le orecchie grandi, esatto. Esattamente. E invece Aang ha le orecchie grandi, e invece Aang ha occhi solo per Katara. Insomma, a parte che Esatto. viene frenzonato, poveraccio, come deficiente. Cioè, ci rimane malissimo, Sì, e Aang. poi i consigli amorosi di Sokka, che non capisce niente come al solito. Eh sì, ma Sokka, sai, a me piace una ragazza. E... Sì, penso di aver già capito Sì, che chi era è, Letizia. riferendosi all'assistente. Ma a te non dà Meng si fastidio? Ma chiama. no, no, figurati. Meng si Ming, chiama. beh sì, Meng. Meng, Meng esatto. e Aang. Comunque, a parte tutto, ci sono alcune cose. Vabbè, alla fine, quando vedrà Aang, perché c'è questo vulcano che deve eruttare. Cioè, praticamente arriva questo indovino e dice: Il il villaggio è villaggio. salvo. Sarà salvo. Anche per Esatto. questa volta sarà salvo. Mentre. Vanno su per prendere questo fiore. Lui è Sokka, Aang è Sokka per prendere questo fiore da dare in dono a Katara perché vede questi due innamorati che gli ha donato questo fiore. Vede che la Sì, lava sta cominciando, il vulcano che sta per diciamo esatto ruotare. che un'impresa prendere questo fiore è un atto di coraggio perché cresce solo sulle pendici del vulcano e quindi tu devi andare su, no? Cioè, se uno domina la terra o l'aria, ok, o il fuoco, perché ricordiamoci che sia il dominio della lava è in giro. Ricordiamocelo. Vediamo, mentre Sokka dice: ah, questa è la truffatrice, questa è Wanda Marchi, perché praticamente dice: no, questa ha detto stupidaggini. Sì, vediamo Aang e Katara dominare le nuvole, perché sono fatte di acqua e di aria. E in questa puntata. Ma dominare le cose che non vedo, come faccio? Esatto. Dominare acqua che non vedo, ricordiamocelo Dominano le nuvole ancora. in modo da fermare la lava. Esatto, diciamo rubano questo libro perché lei praticamente, la zia V, predisse il futuro leggendo le nuvole ogni anno, no? E loro si rubano sto coso dei simboli delle nuvole e ricreano le nuvole, quelle che mostreranno distruzione, perché nessuno vuole credere a loro che... E alla fine Sokka dice: no, tu hai detto che il villaggio sarebbe stato salvo. Infatti, hai detto: certo, il villaggio è salvo. Quindi la zia Wu aveva predetto Aveva aveva ragione. ragione. Aveva ragione. Però in questo frangente vede Katara, vede Aang comunque dominare aria e acqua insieme, le nuvole, ok? E Sokka gli fa presente, fa: guarda, stai tranquilla che Aang è un dominatore molto potente. No, no, no. Ah no, in inglese li fa la traduzione letterale tipo mi sono dimenticato Quanto può essere cioè quanto potente Aang sia, esatto, sia un dominatore è. E potente. E Katara fa, cos'è che hai appena detto? infatti lei capisce che potrebbe essere Aang quello che potrebbe sposare. Potrebbe Perché essere ci. Aang non è l'unico dominatore potente che abbiamo incontrato nella No. serie. C'è zio Iroh. Io credo che sia zio Iroh quello che sposerà. Ma torniamo con i piedi per terra. Alla fine, comunque, è la puntata che ci fa capire. E lì, zia Wu dice: anzi, c'è Aang che dice a zia Wu: fa, ma no, ma tu mi avevi detto che comunque avevi predetto il mio potere. Ma sull'amore fa: in quanto tu avatar, gli dice zia Wu, sarai tu a plasmare il tuo destino. Ed è Sì, questa no. che mi ha E c'è detto. sempre questa, ecco, questo argomento del destino è un discorso che sarà molto importante, sia per Aang, perché comunque lui, essendo l'Avatar, ha un destino quasi prestabilito, però anche, diciamo, ci sono altri personaggi che scopriremo più avanti che hanno proprio questa fissa del destino, il mio destino è quello, il mio destino è questo. E calma, cioè, un attimo, Esatto, deve stare esatto. frena. Perché non puoi saperlo adesso. Non voglio dire troppo, mi dispiace se sembro un po' vaga, ma non voglio dire troppo perché non voglio rovinarvi quella che sarà, diciamo, una delle puntate migliori dell'intera serie che E vedremo più passiamo avanti. all'episodio 15. Quello che io ho preso una miriade di appunti, molti, molti appunti, molti spunti di riflessione. Di cui parleremo. Di cui parleremo. E tra l'altro, in un piccolo frangente si ricollega anche i due episodi precedenti. Sì. Perché vediamo. Si ricollega sia l'episodio dell'ammiraglio Zhao e del rapimento di Aang, sia questo dell'indovina della zia Wu. Perché vediamo Zuko ricevere la visita di questa tizia
con questo, cos'è, un tapiro, che cos'è, un tapiro lupo, non so, Sì, ben penso capito. sia una specie di, esatto, di lupo tapiro enorme. Enorme, Cioè, che è tipo più che un fiuta. lupo, sembra quasi un licantropo, è enorme. Sì, che ha il tipo il naso di un tapiro, o di un formichiere Sì, un forse, più che un formichiere, esatto, tapiro. perché c'è anche la lingua. Fiuta, Esatto, cioè, lui è tipo un lupo cieco, questo formichiere. animale, questo è cieco, ma vede col naso e fiuta un clandestino a bordo della nave di Zuko. Che Zuko non se n'era accorto, cioè E Zuko infatti c'aveva. distrugge tipo mezza nave. E Zuko gli dice: ma che cacchio fai a essere questo? Questo manco me l'era accorto io. Infatti, proprio Zuko riesce dall'occo. E vediamo dall'altra parte Aang, Katara e Sokka trovare questa nave della truppa della nazione dell'acqua, di questo villaggio dell'acqua, che è della nave, della flotta È del la tribù padre. dell'acqua. Della tribù dell'acqua. È una della nave della flotta del padre, quindi viene nominato il padre. Il padre è vivo. Cioè, Sì, la madre no, è ma lo morta. sappiamo perché noi sappiamo. Esatto, ricordiamo anche al nostro pubblico che all'inizio, cioè, ci viene spiegato come Sokka sia rimasto al villaggio perché il padre, comunque, con tutti gli uomini, sono partiti verso il regno della terra per andare in guerra. Com'è che si chiama il padre, tu te lo ricordi? Vabbè, non ha importanza, No, era proprio per completezza. no, però facciamo la conoscenza di chi è che guidava questa nave, è Bato. Bato che riconosce Katara e Sokka, comunque si riconoscono a vicenda, ed è uno dei fedeli del Coda, padre. si chiama A Coda. Scusate, perché ci Ed è stavo uno dei pensando. fedeli del padre. Di A E Coda. esatto. E del padre di So. E Aang comincia ad essere un po' geloso. Perché vediamo che ha paura di rimanere solo. Perché vediamo che Esatto. i due fratelli vogliono comunque andare anche a trovare il padre. C'è questo. Bato spiega che si dovrà incontrare, dovrà dare un messaggio al padre dei due fratelli, di Sokka e Katara. E quindi se vogliono vedere il padre, sono 2 anni che non vede. Sokka dice: comunque quello che ci rimane più male dalla partenza del padre, comunque quello che è desideroso di vedere il padre oltre a Katara è più che altro Sokka. Perché Sokka l'ha visto, lui è quello più grande, quello che comunque ci ha sofferto di più, l'ha visti al largo andare via, perché vediamo E lui. anche, diciamo, in questa cultura che è il mondo di Avatar molto militare, vedere tutti che partono per la guerra, tu che non puoi, ti viene detto no, sei troppo piccolo, per un uomo, diciamo, adesso sarebbe una cosa molto obsoleta, però, diciamo, in quel frangente lì, in quella cultura lì, cioè, farti dire no, non puoi venire, tu ti senti anche escluso, cioè, non ti senti un vero uomo. Quindi Sokka, secondo me, diciamo, l'ha sentito molto anche per quello. Esattamente, poi gli chiede dov'è il padre e Bato gli dice che è nella parte orientale del regno della terra, quindi non troppo distante da lì. E ecco, nella puntata scorsa, diciamo della nostra retrospettiva, abbiamo accennato una mezza discussione sulla tanto nefasta puntata del Canyon. Perché io ti dicevo che secondo me Aang ci esce malissimo. Qua E tu ce mi hai ne esce risposto che peggio. secondo te che qua ce ne esce peggio. Ecco, vogliamo parlarne un attimo perché secondo me non è assolutamente vero. Invece sì, perché è stato testardo, è stato impulsivo Aang. Perché praticamente, a parte il suo spirito animalista quando vede le pelli, c'è Sokka che si arrotola e fa che bello perché ritrova essendo la tribù dell'acqua, vede le tende sono familiari. Fa solo pelle d'orso, lui è animalista, vegetariano, comunque cerca, ha uno spirito zen e gli sembra un po'. E Esatto. vede Katara e Sokka comunque abbagliati da Bato dei racconti e quindi lui Ecco. crede che Katara e Sokka lo abbandoneranno per. Secondo me, invece, più che sì, ha paura dell'abbandono, ma secondo me non è che ne esce male per questo, perché lui, secondo me, si rende conto che, cioè, lui vedeva Katara e Sokka un po' come la sua famiglia, però Esatto. trovandosi in questa scena dove loro, cioè, sono con qualcuno della loro cultura, della loro tribù che li conosceva, si rende conto che non sono veramente la sua famiglia, cioè che comunque lui è un po' fuori tempo, cioè è un po' fuori luogo in quel contesto, perché comunque ricordiamoci che è rimasto congelato per 100 anni. E secondo me si rende conto, è più che altro tristezza la sua, perché si rende conto che lui non sarà mai veramente parte di quella famiglia, Non cioè è lui si vero, sente escluso per quello. perché se lui avesse comunque ascoltato, anche perché
gli dice, Bato gli dice, vuoi incontrare, volete incontrare, devo portare questo messaggio. E Aang comunque quando sente così sì, Sì, sarebbe ma... bello, lui se ne va. Aspetta un attimo, Costanza, lui se ne va. E nel frattempo Katara e Sokka dicono, no, guarda, dobbiamo portare Aang al Polo Nord, la cosa principale. Infatti lui se n'è andato, è stato impulsivo. Infatti, però tu non puoi biasimarlo perché se n'è andato, l'hanno ignorato per tutta la sera, lui si è sentito male perché non era, cioè non faceva parte di quella cerchia, si sentiva escluso e quindi ha lasciato, difatti, e quando ritorna poi gli dicono, ah, non ci eravamo accorti che te ne fossi andato, cioè fallo sentire ancora un po' peggio, Ma più che altro, cioè cosa non so. succede quando lui esce dalla tenda? Arriva questo funzionario, questo abilità, questo tizio della tribù dell'acqua che dà la mappa a Che tra Aang. l'altro cavalca una specie di pseudo di incrocio con uno struzzo, qualcos'altro, non so cosa fosse Sì. quell'animale. Che poi dopo sugli animali ci torniamo, che voglio tornare un attimo all'episodio, quello dell'indovina, che poi dopo ci Assolutamente. ritorniamo. Vediamo un attimo. Cioè, gli dà questa mappa, lui cosa fa? Nasconde la mappa. Perché nascondendo la mappa in modo che loro non possono andare a trovare il padre, quindi lui se li tiene per sé. Alla fine, comunque, succede che cioè, gli dà la mappa Fanno questo e rituale, sì, fanno anche tra l'altro questo esatto. rituale della nazione dell'acqua in cui normalmente per tutti i giovani uomini c'è una specie di rituale di passaggio, come ci viene spiegato da Batu, dove tu devi dirigere una nave attraverso, sarebbero tipo gli Esatto. iceberg, Sì, penso. Non esatto. ci sono gli iceberg, ci sono però Le i cosi di rocce. terra, tipo, esatto, le rocce, quindi fanno la E stessa cosa nel regno della terra. insieme devono comunque far passare questa. Superano la prova. A Sokka viene consegnato diciamo, il simbolo, gli viene inciso, disegnato il simbolo della saggezza. A Katara quello del coraggio e Aang quello della fiducia. Perché è grazie alla sua fiducia che loro sono riusciti a superare, a avere fiducia Esatto, in e questo Aang. lo rende tipo membro onorario della tribù dell'acqua. Esattamente. È lì che dà la mappa e dice: guarda, sono stato Esatto, si sente stronzo. in colpa, esatto. Esattamente. E allora Però lì. secondo me non esce male Invece, Aang. secondo me, Anzi, lì secondo sì. me ne esce, no, ne esce semplicemente come il bambino fragile che è, che si è ritrovato catapultato in una situazione più grande di lui, pensava di avere una famiglia, ma si rende conto che la sua famiglia è tutta morta. Cioè, quelli che lui considerava la sua famiglia non ci sono più. E la sua famiglia adottiva non è veramente la sua famiglia perché hanno delle tradizioni, delle cose che lui non condivide. Secondo me ne esce peggio nell'episodio quello del Canyon perché mente per fare da paciere. Ma Cioè, tanto non lui che è rivedremo più. sempre tutto retto, tutto corretto, esatto. Tanto i due della Comunque, tribù li abbiamo salutati, quindi quelli del sì. Canyon. Infatti, dopo Katara e Sokka si incavolano con lui e gli dicono: guarda, Sokka gli dice: fa il Polo Nord, ci vai da solo. Io seguo, vado da mio padre. Katara segue il fratello. Cosa succede, però? Che dall'altra parte Zuko vuole sfruttare l'animale, il lupo formichiere, per trovare Aang. L'Avatar, e cosa fa? Gli fa fiutare la collana di Katara, sapendo che comunque Katara e Aang viaggiano insieme. Il Collana problema che aveva perso nella nella puntata puntata della quella nave di della nave di metallo. metallo. Esattamente. E poi gliel'ha fatta vedere che ce l'aveva lui. Cosa fa? Passano attraverso le tappe che hanno fatto. Passano prima dalla vecchina con il Col gatto. E gatto. poi nel villaggio della zia Wu, dell'indovina. Sì, dove tra l'altro c'è un dialogo secondo me molto, dove c'è anche un po' della tensione tra zio Airo e l'indovina. Fanno Esatto. Ma vuoi che ti riderissimo. rivolga? No, no, non ti preoccupare, voglio Tanto scoprire. sono vecchio, alla mia età c'è solo una cosa che mi può sorprendere, non voglio saperne È meraviglioso. E tra l'altro sono a niente. Sì. cavallo di questo lupo. C'è sta tizia e dietro c'è Zuko e zio Airo. Comunque alla fine arrivano in questa tribù. Invece seguono Katara. Quando Aang sta per partire, la tizia della tribù dell'acqua gli dice: guarda, che hanno fatto visita a questi tizi. Ti stanno cercando, vattene. No, non la, no, dici la monaca, La monaca. quella lì del monastero, lì, sì, ah, ok, Ok, gli dice vattene perché ti stanno cercando. E stanno cercando. Hanno fiutato attraverso una collana. E questo animale fiutava attraverso la collana. E allora lui fa: cacchio, la collana di Katara. E allora cosa fa? Lui corre verso Katara e Sokka.
mentre Perché lui comunque la mappa la sapeva, quindi le coordinate le sa e quindi sa dove ok, stanno andando e va da loro. dall'altra parte però, vedi, questa è la puntata un po' degli equivoci, sia prima nella tenda che ora. Dall'altra parte invece capiscono che Katara e Sokka che devono accompagnare, il padre può aspettare, la cosa più importante è ora accompagnare Aang. Aang al Polo Nord. Aang al Polo Nord, perché per ora E tra l'altro è che lui fa ricordiamoci che parte della anche famiglia. Esatto, ricordiamoci che anche nell'interesse di Katara andare al Polo Nord, perché anche lei sta cercando un maestro di dominio dell'acqua. Esattamente. Ricordiamocela questa cosa, perché quando arriveremo al Polo Nord, diciamo, verrà molto sviluppata. Alla fine c'è questo scontro, c'è lo scontro fra tutti e vediamo lo scontro fra Zuko e Aang, cioè uno scontro effettivo e anche abbastanza tosto e finalmente vediamo Appa combattere. Abbiamo visto Appa meraviglioso che perde contro questo formichiere, ma Appa dà Perché sì, esatto, perché questo formichiere, tra l'altro, c'ha la lingua, che avvelena, che che paralizza. sì, esatto, paralizza. E ci sono anche delle tecniche. Adesso mi ricordo anche Cobra Kai, che c'è quella tecnica che tipo ti paralizza, no? Beh, non parliamo di Anche Cobra nel mondo, Kai, che lasciamo aspetta, stare. aspetta, anche nel mondo di Aang vedremo che c'è una tecnica combattiva che ti paralizza. C'è anche lì. Spero rappresentata Quindi meglio che Cobra in Kai ha Cobra Kai. copiato. In Cobra Kai. No, comunque, no, no, viene spiegata meglio e diciamo, non è che è una cosa che la sanno fare tutti, cioè, diciamo, la vedremo più avanti, però anche questo formichiere, diciamo, questa cosa di paralizzare gli avversari sarà una cosa abbastanza ricorrente. Comunque, come sconfiggono questo formichiere che è abbastanza tosto da buttare giù. Con un'idea brillante, ovviamente, di di Sokka, Sokka, che è lo stratega del gruppo. esattamente, con i profumi, i profumi così, fiutando più profumi, più odori, lui va in palla e infatti Perché sì, scappa. perché questo posto di queste monache lì, dove Fanno diciamo dei Mato viene profumi. curato, esatto, fanno profumi e oli, cose del Infatti genere, cosa fanno? insomma. Rovesciano tutti i barili. Cosa fa? Katara domina l'acqua, che poi comunque il liquido dei profumi, e le butta Esatto. addosso Al al formichiere. formichiere. E infatti il formichiere dopo svariona, e alla fine comunque Katara, Sokka e Aang sale un Appa poverino abbastanza debilitato, perché gliene ha date, cioè ne ha prese, ma gliene ha date anche lui, perché vediamo un Appa veramente incazzato qua. E io sono rimasto abbastanza sorpreso di una cosa, perché abbiamo visto sempre come animale pacifico, ma se deve difendere i suoi amici, la sua famiglia, che erano Assolutamente. Aang, È comunque lui. l'animale spirituale guida di Aang, come il drago lo era per Roku, cioè alla fine anche un animale, un compagno di vita e che ti deve anche difendere e aiutare. E alla fine scappano, e rimangono là, Iroh e tra l'altro Iroh non fa nulla. Beh, meraviglioso, fa i fatti suoi. È meraviglioso come personaggio. Ma sì, ma che poi riesce a trasmettere proprio tutta quella calma, Sì. ma stai calma, Ma cioè sì, anche proprio quelli indovina. tranquillo. E alla fine fuggono e scappano perché poi si vedono in volo che scappano verso il Polo Nord. E Katara recupera la sua collana. Esatto, perché Aang prende, fa cosa vuoi, fa io, tu hai qualcosa che voglio, gli dice Aang a Zuko, e gli prende la collana. E infatti alla fine Aang dà la collana a Esatto. Katara e Katara gli La dà un collana di bacio e lui diventa rosso perché poi Esatto. ricordiamo che lui c'ha questa. Sì, cioè, inizia ad avere un po' un debole per Katara. Ricordiamoci che Katara sposerà un dominatore molto potente, secondo Zia Wu. E comunque questa collana era la collana della madre di Katara, che si chiamava, se non sbaglio, Kia. Ma la E macchina. diciamo che nella tribù, esatto. Che nella tribù dell'acqua la collana, le collane fatte così hanno un simbolismo molto specifico. Ok. E lo scopriremo quando arriveremo al Polo Tu Nord. hai qualcosa E da scopriremo dire? anche la storia di quella collana. Hai qualcosa da dire ancora sulla puntata? Perché io voglio tornare un attimo sugli animali. È benzina Certo, speciale. no, no, parliamo degli animali perché ne avevamo già accennato, tipo anche la puntata in cui abbiamo visto Bumi e tutto, che c'erano tutti questi animali, come abbiamo detto. Anche lo stesso Momo, che è una specie di lemure pipistrello, Sì. Esattamente. diciamo che nel mondo di Aang gli animali sono di solito la fusione tra due animali, che è una cosa E normalissima. vediamo nella puntata della Zia Wu due animali che secondo me li hanno centrato proprio lì. Una è l'oca tacchino,
che è presente ed è bellissimo, poi attacca Sokka, poi c'è questa oca attacchino, e l'altro che secondo me è il miglior animale mai rappresentato, che è l'orso torinco, che fa l'uovo, perché praticamente c'è questo orso torinco che attacca, attacca Sokka perché lui ha fame, comunque ha sempre fame, e Appa da dietro attacca l'orso torinco, cioè fa spaventare, questo orso torinco si spaventa e cova l'uovo, e butta fuori l'uovo. Ma l'orso torinco c'ha il muso d'ornitorinco, la coda d'ornitorinco e il corpo da Il orso. corpo da orso, è È sostanzialmente un bellissimo. ornitorinco della stazza di un orso. È Sì, no, ma è bellissimo. meraviglioso, Peloso come lo. È veramente. bellissimo. Comunque, esatto, secondo me, la cosa interessante di queste puntate, soprattutto nella terza, come dicevi Ivan, è che che diciamo, ci fanno un po' il riepilogo delle puntate precedenti, Sì. perché vediamo le varie zone. Alla fine, ricordiamoci che è una serie dei primi 2000, c'è l'avventura della settimana, ogni settimana, che sono comunque collegate da un filo logico, e ogni tanto, diciamo, questo abbozzo di filo logico orizzontale te lo fanno vedere, come in questo caso. E tra l'altro, la tizia, del formichiere lupo la rivedremo. Ok, ma la vecchina col gatto? Non me la ricordo, onestamente. Però il tizio col L'abbiamo già baracco, vista due volte. col carretto il carretto dei broccoli là, della cicora, cos'erano? Assolutamente sì, Dei sì, cavoli. dei cavoli, esatto, dei Sì. cavoli cappucci. Il tizio, quello lo rivedremo. E ti dico una cosa, Anche Diamo. lo rivedremo anche nella serie su Korra, il tizio dei cavoli. È No, è un bellissimo. personaggio ricorrente. Ma la zia Wu la rivedremo? Non mi pare, sai, non mi No. ricordo. Perché gli stava simpatica. L'abbiamo, Sembrava un no, po' la ma Vanna l'abbiamo già Marchi vista. della. Come No, detto. è simpatico. Ma ecco, secondo me una delle cose positive di questa serie è che comunque anche i personaggi secondari, non dico Sono tutti, ma quasi, memorabili. riesce, esatto, sono memorabili, te li caratterizza bene. Quelli che non rivedi, cioè che non vedi da un po', dopo quando li rivedrai, ah, ma lui è quello di quella puntata lì, cioè, cioè io qualche anno fa, mi è capitato 2 o 3 anni fa, mi è capitato di trovare ad una fiera un cosplay di una guerriera Kyoshi. Cioè, i personaggi sono comunque memorabili e c'era gente che la riconosceva. Cioè, i Che personaggi sono bello. comunque memorabili. Va bene, Costanza, abbiamo detto tutto di queste tre puntate. Noi ci rivedremo ovviamente la prossima volta con gli episodi 16, 17 e 18. Quindi mancano dopo la prima Abbiamo quasi stagione. finito la prima stagione. Sì, dopo faremo 19 e 20, quindi chiuderemo con gli ultimi due episodi che comunque sono in due parti, quindi faremo una puntata in Esatto, è due. un episodio. Esatto, è un episodio cioè, diviso in due, tipo il pilot. Esattamente, esattamente, quindi alla fine ci conviene fare così e finiremo la prima stagione. Quindi io vi ringrazio, ovviamente ringrazio Costanza per essere qui, che ci ha spiegato tutta la storia della maschera blu e di tutto questo mondo all'interno del mondo di Avatar, ed è meraviglioso. E io vi ho raccontato un po' la storia del mio approccio come prima visione. Esatto, Io esatto. vi ringrazio ovviamente, noi ci rivediamo la prossima volta. Iscrivetevi e commentate sotto e diteci un po' la vostra. Diteci un po' la vostra se volete creare una petizione per rivedere la tizia col gatto e l'orso torinco, perché l'orso torinco io lo voglio rivedere assolutamente. Grazie mille e alla prossima. Ciao!